vittoria. Allora ancora a bordo campo, Marco. Sì, perché siamo qui con il presidente Moratti, complimenti, campione d'Europa, campione d'Italia, un triplette straordinario, come dicono in Spagna. Ieri Mourinho aveva detto: voglio far piangere il mio presidente, perché voglio vedere la sua foto con la Coppa dei Campioni ad Appiano Gentile sul muro di fianco a quella del papà Angelo. Per ora la lacrima però non c'è. No, pianto molto lui stasera, il che vuol dire che comunque è affezionato, non vorrei che fosse un senso di colpa, insomma, però è molto felice, sono felice anch'io naturalmente, ho trovato stravolti dalla felicità dei giocatori, che vuol dire che è una bellissima cosa e spero che rimanga nel cuore e nella mente di tutti come è rimasta. Sono rimaste quelle che avevamo vinto un po' di anni fa. Adesso si può dire, 45 anni dopo, questa è di nuovo una grande Inter, perché per arrivare a questa partita ha battuto i campioni d'Inghilterra, i campioni di Spagna e questa sera i campioni di Germania. Succedeva nemmeno quando la Coppa dei Campioni la facevano solo le squadre che vincevano i campionati. Sì, no, è stata una bellissima Coppa, fatta molto bene, se la sono strameritata, una roba seria, insomma. Due curiosità. Quando comincerete a parlare del futuro, visto che ha detto che non voglio che le lacrime di Mourinho... Sì, non so. Per ora stanotte dormiamo o festeggiamo, poi vedremo. Ci fa vedere la medaglia al collo? Ce la fa vedere la medaglia, un attimo? Sì, e poi non dovevano dare... Me l'hanno data per simpatia, perché credo che il presidente non debba averla. Comunque, è questo. Complimenti allora, presidente Moratti. Se la merita quella medaglia, e non per simpatia ma per tutto quello che ha fatto.